Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui oggi con Far Cry Primal. Iniziamo oggi anche con questa serie, con il nuovo capitolo della serie Far Cry. Questa volta saremo un po' più indietro nel tempo rispetto agli scorsi capitoli e siamo su PlayStation 4 e partiamo con la nostra nuova partita. Difficoltà normale, ok, direi che ci siamo. Vai, avviamo. Bene, così siamo prontissimi per questo nuovo capitolo. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra e fatemi sapere se questa serie vi può piacere o meno. Ero molto curioso di provarlo, viste le novità, diciamo la particolarità di questo nuovo capitolo della serie che ci porta all'età della pietra, sostanzialmente. Ok, 10.000 anni avanti Cristo. Bene, bene. Europa centrale. Ok, seguiamo il tipo. Ci abbassiamo, ci mettiamo in modo step. Perfetto, occhio ai mammut perché sarà, ma non è che mi fidi più di tanto. Allora ragazzi, per quanto riguarda questo primo video cercherò di farlo non troppo lungo perché vorrei postarvelo il prima possibile. Certo, queste sono sempre le idee iniziali, poi come sempre. Tu Hadamas.
Dicevo, quando non sempre arrivano video lunghi. Ci proverò, almeno per questo primissimo episodio. Comunque, per chi si fosse perso le vecchie serie, trovate sul canale sia Far Cry 3 che Far Cry 4. Ho capito, ma io sto solo con la lancia, fratello. Tu c'hai l'arco. Aia. Ah, mi è arrivata una frecciata, aspettate. Che facciamo, da bersaglio? Occhio. Dai, nel culo del malmut. Occhio. Mi scusi. Aia. Aia. Aspetta, mi faccio curare. Ok, mira con la lancia e poi la lanciamo. Aspetta che sta fuggendo. Presumo sia andato da questa parte. L'ho un attimo perso di vista. Mi scusi. Ultima lancia, ho capito. Sì, uccidi, ok, ci possiamo anche stare. Ma posso riprendere la mia lancia? Mi scusi. Sì. La... Aspetta, ma arrivo io. Scusi. Mi dia queste lance, per favore. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione, insiste. Vabbè, il mammut è bello massiccio, quindi. Suwon, Blaster. Suwon. Ushlau Draguash. Ok. Aia. Scusi, perché se la prendi con me? Shanchita Takar. Uruswaida. Umas Aperskandi Winja. Rasta. Ushlau Draguash. Uru Shanti, Matigri Shantir, Dajis Ladausam. Sì, direi di sì, anche perché siamo gli unici sopravvissuti del gruppetto. La via per Oros. Voglio arco, un attimo. Ci serve del legno di ontano, carne, ardesia. Tra l'altro sto vedendo nella minimappa, lasciamo anche le nostre impronte. Prendiamo del legno. C'è dell'ardesia qui eventualmente. Prendiamo altro legno. Giustamente, essendoci, puoi tenere premuto R3 per attivare la tua vista del cacciatore.
Salkamaga. In acqua, in linea teorica. No, non facciamo perdere le nostre tracce, va bene. Allora, il legno ce l'abbiamo. Vediamo di prendere anche un po' di ardesia e altre canne. Ora ci siamo. Ok, andiamo nel menu. Creazione. Possiamo creare il nostro arco. Sì. Perfetto. E ora dovremo creare le frecce, presumo. Ah no, ok. Ci ha dato già 8 frecce. Caccia. Per cacciare con successo, avvicinati lentamente alla preda e premi cerchio per abbassarti. Tieni premuto R3 per usare la tua vista del cacciatore ed evidenziare animali e scie di sangue nelle vicinanze. Non avvicinarti troppo, alcuni animali scappano e se si accorgono della tua presenza. Va bene. Devo dire la verità, la colorazione è molto chiara, molto particolare. Ci dobbiamo forse fare un po' l'occhio. Forse è scappata quella lì, non lo so. Ce n'è un'altra da quest'altro lato. In realtà sono due. Proviamo. Ok. In linea teorica dovremmo riconoscere adesso le tracce di sangue se l'abbiamo ferita. Io comunque prendo delle risorse se le troviamo, in ogni caso. Ora cerchiamo di concentrarci su quest'animale che abbiamo già colpito. Ecco le tracce di sangue. Che proseguono, piuttosto lontane. Come detto, un po' di risorse le prendo perché presumo mi servano anche per altre costruzioni, quindi alziamoci un pochino. Ho perso le scie di sangue però. Allora, lì c'è un bel po' di bestiame. Dobbiamo cercare eventualmente di fare una cosa più veloce nel lancio di frecce. È una parola. Guarda là. Ah, ok. Ah no, ma l'altra era lì sotto. Scusi, non l'avevo proprio vista. Posso riprendere anche la mia freccia? Sì. Dobbiamo curarci e ci curiamo. Prendiamo anche questa capra qui. No, onestamente non l'avevo proprio vista. Abbiate pazienza. Beccato, sì, però. Scusi. Teniamola d'occhio. Ok, è morto. Scusi, ma è un mondo crudele. Ognuno deve fare il suo. E anche questo è fatto. Trova un riparo e accendi un fuoco. Il riparo me lo dà da quel lato, quindi io mi fido. Raccolgo, come detto, ancora un po' di cose, però andiamo. Queste
sa mai, ho un po' di risorse, ragazzi, avete pazienza, ma... La preistoria è dura. Posso saltare così, sì, ma non ce la fa ad arrampicarsi, quindi... Faccio un po' il giro. Posso... accenderlo qui il fuoco, sì. Come detto, questa colorazione è un po'... un po' particolare. Alcune cose non si notano perché è molto omogenea come colorazione, quindi sembra un po' tutto simile. Facciamo clava per portare fuoco, come dice, quindi abbiamo già tutto, sì, abbiamo fatto bene. Ci legnetti. Accendi la clava. Pronto. Seguiamo le tracce. Possiamo correre anche. Urshasta. Guastro d'agua. Posso fare così. Perfetto. Aia. Mi sono dato fuoco. Aia. Non so se era voluta, sta di fatto che ci siamo dati fuoco. Vabbè, aia. Quello è più cattivo, presumo, no? Se. Vabbè, l'importante è che non ci vada ad attaccare. Aspettate che ho perso le tracce. Sì, per il momento la... modalità cacciatore non dura tantissimo, dobbiamo aspettare un po'. Ok. Scendiamo così. Ci facciamo meno male. No, in realtà vabbè, si può riutilizzare abbastanza presto, si disattiva dopo un po', ma... lì sotto si vede qualcosa. Sì. Scusi, Balu Winja Guan. Aspettate perché ci sia. Ora Guar Shitaugam. Il sacco è pieno di questi oggetti, ok. Allora andiamo un po' più spediti. Ok. Lo so che il fuoco gli spaventa, come ci ha detto, ma senza offesa. Scusi. Ok, gli ho dato anche fuoco qui. Aia! Ho dato fuoco a tutto. Mi scusi, mi scusi. Non era voluta. Intanto vediamo gli occhi dei lupi lì sotto che ci scrutano. Scusi. Aia, aia. Maledetti.
Ok, li allontaniamo però. Aspetta, diamo fuoco, magari li teniamo lontani. No, eh. Sti maledetti. Scusate, magari la nostra Laretta discendente dei lupacchiotti non sarà felice di queste scene, ma... Ecco, adesso va a fuoco. Frugo un attimo che... Ho trovato della carne. In realtà vorrei recuperare un po'. Se state notando comunque anche il consumo della clava. Pelle di lupo la recupero perché presumo non sia così facile da reperire normalmente. Ok, adesso converrebbe seguire queste tracce. Seguiamoci nelle grotte. Si sentono bestie. Ok. Ah, la presa in fruga. Dove? È vicino però. Io come scendo qua? Aia, ultima clava. In realtà dovremmo fare un fuoco per poterla accendere, presumo. L1, consuma del grasso animale. Ah, ok. Perfetto. Seguiamo sempre le tracce. Io continuo a sentire rumori abbastanza inquietanti provenire da queste grotte. Ci mancano pure i pipistrelli. E c'è... Secondo me è quello lì. Posso accendere... un po' di luce. Non so se possa tornarci utile questa cosa, ma sta di fatto che ne approfittiamo. Aspettate, perché potevamo arrampicarci anche così. Accendiamo in questo modo e accendo anche questa. Esorci. Ok. Continuo a seguire le orme qui perché... Scusa, sorcio. Che fa, si insinua? E vada via. Mi scusi. Prendo la carne di sorcio. Ah, vabbè. Il sacco è pieno di questi oggetti. Pieno di topi. Aspetta che accendo anche questa. Dove è passato qui? Ci sono un sacco di sorci. Qui dietro c'è qualcosa? No. Buttiamoci. Stiamo facendo un po'. Sento. Ah! Scusi, Tigrotta? Senta, cos'ha in bocca? È per caso l'uomo che stavo cercando? No, glielo chiedo giusto così, tanto per organizzarmi nel caso. No, forse è quello lì. Avremmo fermato le nostre ricerche eventualmente. Scusi, io darei un'occhiata dietro di lei, eh.
Mi scusi, gliel'ho detto. Ultram! Na orrospi? Palu, sashwalim shalam. Takar hasam. Saila. Tigri chawasu, tii bayamartis. Tigri udamdaf. Mi complimento per la collana, tra l'altro. Mi kawa ahatra guama guama. Ok, va bene ragazzi, allora, siccome siamo arrivati al checkpoint, a questo punto direi di salutarci qui. Vediamo un attimo, però direi di sì, che ci possiamo salutare anche qui con questo primissimo episodio. Volevo farlo breve, ma questo è, non lo so, non è propriamente brevissimo. Vediamo, dai, se arriviamo ad un punto di... Ada. Sì. La bistecchina non ce l'avevi, scusa. Queste bestie mi ha dato le bacche, ma che cos'è? Quara li awinja. Ul. Udam shajan. Winja damsha. Uguijarra. Udam, pal hu winja hu guana. Winja hai waguasha. Santamsha orosu. Tigre dansha dobu. Sakui. Ai. Walta lauba akista. Mi bar. Va bene, dai, le foglie verdi le andremo a cercare nel prossimo episodio. Voi allora, ragazzi, fatemi sapere la vostra su questo Far Cry Primal. Spero seguiate la serie. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E se potete condividete questi video. Dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento, allora, con il nostro uomo della pietra. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.